L'altra grande questione è quella della divulgazione, della divulgazione, della sì. scrittura, che comincia in ambito ancora, diciamo, non accademico, me l'hai detto con molta chiarezza, anzi dovevi nascondere, però comunque in ambito, se vuoi in qualche modo di scuola, perché queste piccole pubblicazioni in ogni caso erano destinate alla formazione più che a un'opinione pubblica proprio vasta, diciamo così. Però da un certo punto diventa un impegno anche per il grande pubblico, per i giornali. E comincia con la Gazzetta per il Mezzogiorno o comincia anche prima? Forse la grande svolta è stata, ma occasionalmente mi hanno invitato il Corriere della Sera, ma poca roba, 5-6 articoli. Poi forse la grande svolta è stata quel giorno. E io ero riluttante perché avevo paura. Questo siamo i primi anni 60. Forse secondi anni. Secondi anni 60. Okay. Però già eri una firma in qualche modo, diciamo, già avevi da tanto tempo collaborazioni con quotidiani. Sì, questo direi di sì. Al giorno come avvenne? Al giorno è una storia divertentissima. Al giorno c'era una. Era fatto ai tempi di pietra, sto parlando, no? E c'era un grande giornale. Bellissimo. E c'era una pagina della scienza della tecnica che era in cui c'era Macacaro e un tale personaggio che era cercato, il cibernetico, stranissimo personaggio con cui siamo stati molto amici, eccetera, e che una volta mi disse: ma Fede, perché non scrivi anche per il giorno? E io ero riluttante, anche perché sapevo come fare, no, si scriveva degli articoletti così occasionali, eccetera. E lui insiste, e alla fine ho detto: ma sì, va bene, cominciamo, insomma, vediamo che cosa succede. Ed era il periodo in cui è andato via Pietro ed è venuto un napoletano. La Feltra, la Feltra. Era una, il quale io ormai ero già lì. Abbastanza con frequenza, ma c'era un giornalista bravissimo che era Lugli, molto simpatico, molto bravo, di quelli che giornalisti in motocicletta, insomma, era sempre. E quando dicevo: ah, vi va bene un pezzo, così loro dicevano sì, e io glielo mandavo, oppure loro dicevano: faccio un pezzo, così. E a Feltre non ha mai saputo esattamente chi io fossi, perché poi noi non l'avevamo mai visto, no? E lui credeva che merceologia e meteorologia fossero più o meno la stessa cosa. E sì che ogni tanto mi prendeva il telefono e mi diceva: nebbia, piove. E allora io capivo che bisognava fare un pezzo sull'erosione del suolo e sulle alluvioni. E che glielo facevo perché sapevo di che cosa si parlava. E lì è stato un periodo molto molto divertente. E questo è durato fino per tanti anni, ma poi era divertente perché lì si trattava, si telefonava con la R, cioè paga il giornale, no? Oppure bisognava mandare per fax, insomma, oppure impostare alla stazione, insomma, era una cosa molto molto divertente e gradevole. E la Gabriella mi leggeva tutti gli articoli e mi correggeva gli svarioni di lingua italiana, eccetera. Quindi questa è stata anche un po' una scuola di giornalismo, perché c'era sì. più un impegno rispetto a prima, proprio di professionalizzazione. Ma lei bisognava farlo, poi se non gli andava bene lo rifiutavano. E questo è andato avanti, è stato appunto gli anni di Stoccolma, eccetera, poi gli anni dopo fino alla conferenza sull'habitat, non so, 75, 76, non so, e anche lì non mi hanno mai toccato una riga. Io stavo attento di non toccare la benzina. E non mi hanno mai spostato da una riga, eccetto una volta che
a Vancouver in questa conferenza sull'habitat, ironizzai perché uno dei filo nucleari, non so se Teller, non so chi altro, aveva fatto una sfacciata difesa, eccetera. Ed è stata l'unica volta in cui mi hanno telefonato dal giornale a Vancouver, pensa, no? Dicendo no, stiamo attenti che di questo non si deve parlare, eccetera, contro il nucleare. E poi dopo poco è finito ed è venuto Zucconi padre. E da allora mi hanno... perché mi chiamavano di volta in volta loro, ma o offrivo io un argomento, che non avevo nessun rapporto, mi pagavano tanto a pezzo e buonanotte. E non so, una volta dovevo aver scritto qualcosa sulle frodi alimentari, non so, mi hanno mai più chiamato. Quindi stavamo bloccato. Senti, e poi mi ha recuperato il Messaggero un anno o due, quando c'era Emiliano, poi cacciato via Emiliano, quando hanno cacciato via Emiliano ho firmato, rifirmavo sempre gli appelli che non dovevano essere firmati, no? Conto di protesta e immediatamente non mi hanno mai più chiamato. E poi mi ha recuperato la Gazzetta. Senti, c'è un altro pezzo di storia tuo sconosciuto a tutti salvo che a te e a me, ed è che a un certo momento la Giulia Mozzoni Crespi voleva fare un pool di grandi giornalisti ambientali, quindi, e ti voleva al Corriere, però tu gli dicesti di no. La Mozzoni Crespi era la padrona del Corriere, era la padrona di Italia Nostra, anche così, e aveva dei rapporti. Perché io so che ci sono questi documenti in cui tu andasti a Milano, lei vi ospitò, ci furono una volta. E uno scambio estremamente cordiale di corrispondenza, di grande stima reciproca. Gli anni saranno anche lì il 70, primissimi anni 70. Lei ci aveva già Cederna, ci aveva già... Fazio stava alla stampa, forse Todisco. Cioè c'aveva già due o tre nomi importanti. E in occasione di questo incontro ti scrisse due o tre lettere, dice la vorremmo tra noi, eccetera, eccetera. E non me lo ricordo. e insomma, di chiudere un'offerta del così, forse per fedeltà al giorno, chissà. No, sono sempre stato uno stupido io. Cioè, sono sempre stato fedele alle persone da cui ho ricevuto del bene. Quindi il giorno mi avevano raccattato, che era niente di niente, mi lasciavano una notevole libertà, eccetera, perché andarmene via e cambiare. Se tu dovessi fare un bilancio personale riguardo alle tre grandi cose che hai fatto, cioè università, militanza ambientalista, divulgazione. Cosa ne diresti? Come vedi, retrospettivamente, in parte non solo retrospettivamente, alcune cose che stai facendo, insomma, però che importanza hanno avuto per te, che importanza ritieni abbiano avuto per il mondo circostante? Cioè per, Il mondo circostante è difficile dirlo, non lo so se qualcuno ha letto o ha seguito. Per me è grandissima, tutte e tre. È quella dell'insegnamento, perché io sono sempre stato convinto che raccontare le cose fosse utile e raccontarle nel meglio in cui io potessi raccontare. E ti dico appunto il fatto che qualcuno si ricordi che è stato il suo professore, e questa è una cosa che mi fa abbastanza piacere, anche perché non ero di quelli facili, ero abbastanza severo e cercavo di fare le lezioni bene e cercavo che la gente imparasse. Quindi l'ho sempre sentito come una grande cosa importante della mia vita, anche se c'erano tre studenti che facevano le lezioni meglio che potevo, no? E questo quindi l'ho sempre, non so, quando ho insegnato per alcuni anni la storia del commercio con l'Oriente,
e avevo due studentesse, tre studentesse, così. E però nello stesso tempo studiavo io e cercavo di raccontare a loro le cose. Questo l'insegnamento è stato, direi, la mia vocazione e non trovo discontinuità anche con questa attività di scriva chiare sui giornali. Secondo me è un'aula in cui qualcuno legge, qualcuno non legge, qualcuno legge, poi ogni tanto mi dico, lei ha detto, non mi sono dimenticato. E quella è la militanza, insomma, in definitiva anche lì raccontavo quello che sapevo. E quando uno si batte perché smette l'inquinamento, perché cambi la benzina, perché credevo di sapere perché era bene cambiare la benzina, cercavo di spiegare, i rifiuti, tutte queste cose, insomma, in definitiva. Secondo me è proprio il mio mestiere. Mm-hmm.